Con non poca fatica, logicamente, gli operatori delle forze dell'ordine sono qui schierati in assetto antisommossa, squadre di polizia e carabinieri, sono impegnate diverse unità, vediamo, contiamo una decina di auto della polizia, almeno 4 blindati sempre della polizia, più alcuni blindati dei carabinieri. Un costo eccessivo per la comunità, per qualcosa che è veramente inspiegabile. Guardate in questo momento appunto la spesa alimentare che è fatta da un'associazione locale che distribuisce pasti a queste persone. Adesso a turno loro arriveranno e gli sarà distribuito un pasto, una busta, una spesa, penso di capire. Quello che è veramente deprecabile è il metodo, mettere in allarme tutti questi uomini delle forze dell'ordine che sicuramente potrebbero essere impiegati in maniera diversa per la distribuzione dei pacchi della spesa alimentare. Ribadisco ed evidenzio che sono circa 200 persone assemblate tutte assieme, pochissimi, lo abbiamo documentato, vestono la mascherina e i guanti, qualunque tipo di strumento che possa tutelare la salute pubblica, ma la loro innanzitutto, perché stanno uno addosso all'altro.